Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a realizzare insieme un quadro con le piante grasse. Allora, per creare questo quadro di piante grasse occorre in primis una cornice. Potete optare per farvela voi o comprarla. In questo caso io l'ho comprata, ho scelto questa dimensione e soprattutto questa altezza. Vi sconsiglio quelle più sottili perché ci sarebbe poi troppo poco terriccio per le piante. In questo caso è una via di mezzo, quindi va bene, ma ancora meglio sarebbe magari farsela e optare per un'altezza ancora maggiore. Allora, l'interno di questa cornice io l'ho rivestito con della catramina, questo per non far sì che l'umidità del terreno andrà a far marcire il legno. Poi ho preso una rete metallica che poi andrà infilata nella parte interna della cornice su questa sporgenza e quindi dalla parte, diciamo, davanti della cornice risulterà questa rete dove poi andranno infilate le varie piante grasse. Sul retro della cornice andrà messo questo pannello di legno, anch'esso rivestito con la catramina. Potete optare per vari materiali come plastica o altri PVC o altro. In questo caso, se però prendete il legno, vi consiglio o di rivestirlo con della plastica o con della catramina. Ho eliminato il pannello di legno che ho comprato con la cornice, questo perché si infilava all'interno e quindi non andava bene, perché invece deve rimanere sulla parte esterna della cornice. Vi faccio vedere, molto semplicemente lo andrò a prendere e lo poi andrò ad appoggiare. Poi servirà delle tronchesine per tagliare la rete metallica dove infiliamo le piante, della colla, io ho preso l'attac e della colla a caldo per fissare la rete e il pannello di legno. Per ultimo poi servono le piante. Qui vi potete sbizzarrire, prendere piante di diversi colori, quindi giocare un po' sui colori, verde, rosso o altri colori, e su piante più compatte e piante ricadenti. Come terriccio io ho fatto una proporzione di un terzo di sabbia e di fiume e 2/3 di terriccio universale di buona qualità. Allora, normalmente per le piante grasse succulenti io vi consiglio un 50% di terriccio universale e un 50% di sabbia. In questo caso ho aumentato di più il terriccio universale perché essendoci poca terra e le piante essendo tante, il terriccio si asciuga molto più facilmente. Allora, passiamo all'opera. Allora, oltre l'attac, nella parte dietro, per precauzione ho voluto aggiungere quattro chiodini piccoli su tutti i lati. Thank you.
Allora, questo è il risultato finale dopo aver messo le piante. Secondo me è molto molto bello. Allora, ci sono due precisazioni da fare. Mi raccomando, dovete lasciare la cornice così con le piante in posizione orizzontale per almeno un mese. E, mi raccomando, nel primo periodo eccedete anche abbastanza con le bagnature, perché comunque le piante devono radicare bene e cercate di mettere in una posizione più luminosa possibile. Una volta passato un mese, le radici dovrebbero essere formate, così la pianta si dovrebbe essere stabilizzata. E a quel punto provate piano piano a inclinare la cornice. Se vedete ancora troppe oscillazioni, che le piante non reggono bene, aspettate ancora. Se invece le piante sono ferme e salde, potete provare a metterlo verticale e vedete com'è. Se quando le mettete verticali le piante reggono bene, si può appendere benissimo. Siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto. Comunque questa è una prima parte e adesso il quadro è abbastanza spoglio, bisogna lasciare che le piante crescano. Ci vorrà almeno un mesetto prima che le piante attecchiscano bene, quindi anche prima che crescano, che riempano l'intero quadro, ci vorranno anche 3, 6 mesi, un anno, chi lo sa. E comunque la seconda parte con l'aggiornamento uscirà nel canale Lucrezia, Una vita semplice, e così vi terremo informati sull'esito. E se avete delle domande fatemelo sapere nei commenti, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.